Si incarica della rimessa Marx, che va subito da capitano Tomassini. Canestro al limite dell'impossibile per il capitano. Dopo il 2-2 della lunetta di Ebua, che aggiorna il punteggio sull'8-5, si torna a giocare con Marx, che accorcia subito le distanze. Stato, palla per Tomassini, si fa vedere Zilli, che avrebbe posizione profonda, c'è un mismatch vicino a Canestro, si fa vedere Cuba, bravo lui. Mussini ancora lui, palleggio resto tiro dalla lunetta, due punti per il numero 4 biancorosso, sorpasso Dramezka, che ad oggi la vede al quinto posto in questo girone giallo. Mentre vediamo Mussini! Come prima pure può mettere palla per terra e poi andare al ferro. Tomassini dall'altra parte risponde con la tripla e vale il 27-24. E quindi è un po' un rebus la difesa su AJ Packer quando è in giornata, come sembra essere oggi. Bello il taglio ancora una volta di Marx, servito da Berti. Anche questa. Dal suo leader offensivo, ovvero Derrick Marx, finisce per terra il numero 2 biancorosso, ciò nonostante riesce a servire Matteo Berti. Portare a casa finalmente un rimbalzo difensivo con Marx, che dall'altra parte forza un tiro, sbaglia, poi va a recuperare dopo il suo errore, voleva farlo Cavina. Tutto buono, canestro di Mussini. Vedere Zilli marcato da De Negri vicino a canestro, riceve il numero 0 biancorosso, canestro e fallo per Jack Zilli. Stato Arci, torna in campo Tomassini, Tramek nuovamente in attacco, c'è spazio per Mussini che prende e spara da tre punti, la specialità della casa, che supera la metà campo in palleggio e poi va ad attaccare su Packer in questo momento. Due bei punti di Tomassini. Sì, con parecchio contatto. C'è da portare il blocco Zilli, Tomassini prova a prendersi il centro dell'area, poi cerca e trova Arci, che va a schiacciare! De Negri, adesso Carotti. Attacca Mussini, che cerca e trova Zilli, 2 per 2. Percentuali importanti per una squadra sicuramente dal talento importante, che ora difende sul più 4, come detto a poco meno di 4 minuti alla conclusione. Marx, palleggio adesso tiro, da 3 punti! Su di lui c'è Tomassini. Valletto adesso tiro da 3 punti, canestro e timeout di Meccacci con 4 decimi da giocare. Cade la rimessa e va a cercare Tomassini, disperato tentativo che non va a bersaglio. E allora la Vanoni Cremona si aggiudica questo incontro con il punteggio di 82-79 contro una Tramek 100 che però, coach, merita soltanto applausi.